Per Stefano Bellè il secondo gettone sulla panchina del Lanciano, lo stadio Biondi arriva all'Avezzano. Per Torti l'obiettivo è chiaro, blindare il secondo posto e se possibile accorciare sulla capolista. Anche se Simone Rei prova subito a scombinare i piani della squadra biancoverde sull'uscita precipitosa da parte di Venditti con Priorelli che dalla lunga distanza ma a porta sguarnita non è preciso, risponde l'Avezzano con Pendenza che viene fermato in calcio d'angolo anche se i calciatori del Lanciano reclamavano una precedente posizione di fuorigioco dell'attaccante schierato in coppia con Dos Santos e con Bisegna a sostegno, mentre a centrocampo c'è subito spazio per il nuovo innesto Donatangelo. Ma il Lanciano prima dello svantaggio palleggia bene e si propone con personalità. Gabriel Bocchio schiaccia di testa con Venditti che può solo osservare il pallone che sfila alla sua sinistra. Sul versante opposto Vincenzo Marra di Agropoli rileva un tocco di mano di Tommaselli che ferma il tentativo ad opera di Michele Bisegna e calcio di rigore per l'Avezzano. Sul pallone Mateus Ribeiro, Dos Santos, già in doppia cifra l'attaccante brasiliano. Lanciano 0 Avezzano 1. La firma anche allo stadio Biondi per il capocannoniere di eccellenza Avezzano che potrebbe raddoppiare con Pendenza che protegge il pallone sbilanciato Scipioni, la conclusione che non inquadra lo specchio. E allora ecco di nuovo il Lanciano sul corner di Crudo, la testa di Scipioni al rientro dalla squalifica e Venditti che si oppone in maniera efficace mantenendo la porta inviolata in un primo tempo che premia l'Avezzano con il minimo vantaggio. Bisegna su calcio piazzato, la squadra biancoverde a un passo dal raddoppio con le immagini di Claudio Senerchia nel secondo tempo, quindi subito Blanco protagonista, entrato in luogo di Pendenza, avrebbe la possibilità di segnare, invece serve Dos Santos rimontato da Elesai, grande intervento del portiere del Lanciano che torna ad attaccare con Bertino, l'inserimento di Scipioni che svetta di testa, risultato sempre in bilico, reclama un tocco di mano di Paolo da parte di Scipioni, quindi in chiusura ancora lui prova la giocata con gli effetti speciali. L'Avezzano esulta contro il Lanciano, vince di misura e soprattutto avvicina la Virtus Cupello. Allo stadio Biondi, Lanciano 0 Avezzano 1. Bellè, sono arrivati 0 punti, però le devo fare davvero complimenti per la prestazione della sua squadra. Sì, rispetto a domenica c'è stato un cambio di rotta. Vabbè, la partita domenica ero arrivato il sabato, non era partita attendibile. Sono 2 giorni che lavoriamo bene, la squadra inizia già a capire quali sono le mie idee. Sono contento, sono soddisfatto della prestazione. Normale che il risultato no, perché portare a casa 0 punti dopo una prestazione del genere dispiace. Ma comunque dobbiamo continuare a lavorare perché ho un gruppo di ragazzi splendidi, hanno una dedizione al lavoro che è veramente encomiabile. Dobbiamo sicuramente avere un po' di malizia in più davanti, ma anche è vero che giochiamo con tantissimi fuori quota anche oggi in campo, quindi bisogna dargli tempo. La piazza non lo consente perché la piazza è importante, anzi tra le prime d'Abruzzo, quindi dobbiamo muoverci a fare qualche punto perché è importante, perché fa morale, fa classifica. Noi da domani già siamo diretti per la prossima partita perché dobbiamo archiviare questa come risultato, però bisogna far tesoro di questa grande prestazione. Mister, è arrivata la vittoria contro il Lanciano, anche in parte sofferta, però soprattutto meno uno dalla vetta adesso. Sì, sofferta ma credo meritata perché la mia squadra ha sempre provato a fare la partita e cercare di fare gol e vincere la partita. Sapevamo che incontravamo una squadra che nei loro 12-13 elementi iniziali è un'ottima squadra, sapevamo che la forza magari era quella di andare sugli esterni, andare a giocare 2 contro 1 con l'esterno alto e quello basso, l'abbiamo preparata così e credo che i miei ragazzi abbiano fatto una partita di grande sostanza, cioè nel senso che queste partite, se non sei una squadra compatta, cattiva, vogliosa, determinata a voler il risultato, non le porti in porto. Per cui faccio un applauso ai ragazzi perché sono stati bravi. Per quanto riguarda la vetta, noi non dobbiamo guardarla adesso la vetta, noi dobbiamo guardare partita per partita. Presto è l'ottava giornata, per cui stanno tanti punti ancora a disposizione. Dobbiamo fare, come ho detto prima, partita per partita, poi vediamo quando arriverà più là, vediamo dove saremo posizionati.